Ciao ragazzi, come state? Oggi andiamo a creare un nuovo miniverse, Make It Mini Food. Quindi non vedo l'ora, io li adoro. Tra l'altro li ho trovati anche in promozione a 8,90€ e poi ho preso anche una versione più piccola che andremo a realizzare più avanti a 6,90€, sempre su Amazon. Quindi come sempre io vi lascerò giù i link in descrizione. Così, insomma, potrete eventualmente acquistarle anche voi. Sapete che su Amazon tendenzialmente i prezzi variano, quindi può essere che oggi sia in promozione, come può essere che non lo sia. Quindi bisogna avere fortuna, beccare il momento giusto, ecco, mettiamola così. Questa linea, ragazzi, la sto adorando. Se mi seguite avrete già visto diversi video. Che colore! E mi piace veramente tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Non vedo l'ora che esca, anche perché l'ho visto, mi pare, su Amazon.com, credo, non mi ricordo bene, ma mi sembra su Amazon.com anche il playset con tipo essere frigo e quindi mi piacerebbe veramente tanto. Allora, questa è la bowl, andiamo ad aprirla. Abbiamo il tavolino, i sacchettini, tutte le istruzioni in 50.000 lingue, la check, la parte alta del tavolino che andremo subito a mettere. Allora, il tavolino lo trovate solo su questa serie, quindi questa qua in fucsia, che è la serie dinner, mentre in quella più piccola, che dovrebbe essere tipo la serie caffè, se non erro, non c'è il tavolino. Qui abbiamo già le pinzette e il tappo, diciamo, tappo, sì, possiamo chiamarlo tappo, della cloche, che è questa super mega cloche. Carino, e queste sono le pinzettine. E poi abbiamo uno, due e altri tre sacchettini, e poi c'è il questo penso che sia il non il piatto, il tipo, non mi viene in mente, blackout. Quello fatto in pizza, insomma, il centrino, una cosa del genere, fatto in carta, che di solito lo mettono sulle torte. Poi, allora, apriamo subito questo, che è il contenitore, diciamo il sacchettino, dove di solito troviamo o la cannuccia, se si tratta di un bicchiere, oppure la forchetta, almeno queste sono quelle che ho trovato. Oggi troviamo una forchetta, quindi deve essere un dolce, tipo una torta o un cupcake. Non voglio spoilerarmi niente, quindi la checklist l'andremo a vedere dopo. Poi andiamo a scoprire in questa busta arancione cosa c'è. Abbiamo, mamma mia, questi qua ce li ho, ne ho 50.000, mirtilli, mirtilli a manetta, proprio, come si suol dire. Poi qui invece abbiamo, no vabbè, wow, cheesecake, wow, guardate che bella, non vedo l'ora di aprirla ragazzi, io adoro queste cose. Comunque questa non ce l'ho, quindi sono già contenta di non aver trovato un doppione. Ok, è partito tutto. Abbiamo la base della torta con la sua campana di vetro. Che bello ragazzi, mamma mia che bello. E poi avremo, penso, la salsa. Esatto, eccola qui. E questa è lo sciroppo ai mirtilli. Fantastico. Che poi ragazzi, come sapete, se mi seguite, insomma, avete già visto gli altri video, questa si tratta di resina UV, quindi si asciugherà al sole, oppure se avete una lampada UV in pochi secondi, insomma, la avrete già pronta, insomma, la vostra creazione.
tolgo via questo, che sono tutte le avvertenze, perché poi li tengo questi, sono veramente troppo carini. Sono realizzati molto bene, guardate, ci sono appunto anche i codici a barre, le varie scritte, gli ingredienti, quindi sono veramente fatti super super bene. Allora vi faccio vedere la checklist, perché dietro la checklist troviamo anche la ricetta su come appunto realizzare il nostro dolce. Tra le varie possibilità abbiamo questi frappè, shake, come li chiamo? Sì, frappè alla fine, sì. Dei vari gusti, quindi c'è quello alla fragola, quello alla menta, al cioccolato. Poi abbiamo il parfait di fragole, lo s'more al cioccolato. Poi c'è il pudding alla banana, banana pudding insomma. Poi il toast alle fragole, il banana toast, l'avocado toast, la cheesecake ai mirtilli, che è quella che andremo a realizzare oggi, la cheesecake alle fragole, la lemon tart, la mixy berry, quindi frutti rossi, torta frutti rossi o frutti di bosco. Poi c'è la torta al lime, la torta alle ciliegie. E per finire abbiamo i pancake al cioccolato, il french toast e i waffle alle fragole. Ok, allora la ricetta che noi andremo a seguire oggi, senza che perdo pezzi per strada, è appunto questa. Quindi ci dice di mettere il nostro centro tavola, insomma il centrino che vi dicevo prima, per l'appunto, che si mette sotto le torte. Ecco qui. Poi mettiamo la torta sopra, ci mettiamo il nostro sciroppo di mirtilli e decoriamo con i mirtilli. 5-10 minuti al sole e poi è pronta. Quindi praticamente viene così. Carina effettivamente l'idea anche di mettere un mirtillo sulla forchetta, però non so se ci sta. Allora, proviamo intanto ad aprire la torta, non vedo l'ora. Si stacca. No, è attaccata. Guardate. È veramente favoloso. Allora, quindi noi la mettiamo sopra. Allora, sì, la forchetta ci sta, ma se mettiamo la forchetta poi non chiudiamo più la cloche, quindi preferisco lasciarla così. Poi, questo intanto lo mettiamo già via. Allora, bisogna aprire lo sciroppo di mirtilli. E questo bisogna fare un po' di fatica perché è veramente durissimo, quindi metto un attimo in pausa e poi ci figuriamo se ci riuscivo e ci vediamo fra pochissimo. Ecco qua, perfetto, ho anche cambiato e messo appunto il beccuccio e ora vado a mettere appunto la nostra salsa di mirtilli. Vediamo subito. Ok, allora ne metto giusta poca, a parte che comunque come quantità non è che ce ne siano tante, sono sincera, cioè non c'è tanta quantità di prodotto, aiuto. Allora, vediamo cosa uso, vabbè uso questo per spargerla un po' perché non voglio riempirla troppo. Ecco qua, dovrebbe essere più che sufficiente. E poi voglio fare anche che coli un po', come hanno fatto anche loro, che secondo me è molto carina come cosa, però non così tanto. No, non mi viene, dopo la sistemo. Ok, allora mi sembra perfetta, guardate tanto quanto è lucida. Ora la appoggio e apro i mirtilli.
Allora, ne prendo un po', li metto anche così e poi li vado a sistemare con le pinzettine. Mamma mia, cadono tutte. Sì, sono un po' scomoda effettivamente a lavorare con la videocamera davanti, non ho abbastanza spazio di movimento. E non so voi ragazzi, ma io già a vedere la torta così, per quanto sinceramente a me i mirtilli non facciano impazzire, devo dire che su questa torta li trovo veramente fenomenali. Cioè, invoglia veramente tanto questa torta. Ora li sistemo. Poi come vedete è anche bello perché li hanno fatti di due colorazioni diverse, come a dire appunto che tipo sfumature. Vi faccio un po' uno zoom così riuscite a vedere. Ecco qua, direi che è più che sufficiente. Ora vado a metterla appunto nella luce UV, così in breve tempo sarà già pronta. Ed eccola qui, realizzata, terminata, quindi è veramente wow, cioè fa venire l'acquolina in bocca. Poi volendo ragazzi, la potete anche chiudere proprio come se fosse un dolce vero. Io veramente le trovo veramente fantastiche, mi piacciono veramente da impazzire. Come le altre volte sono rimasti un po' di mirtilli e niente ragazzi, scrivetemi giù nei commenti che cosa ne pensate di questa serie. È un po' sporco, sì, si è un po' sporcato di resina, quindi vado un attimo a pulirlo. Comunque sì, scrivetemi giù nei commenti cosa ne pensate, se vi piace anche a voi questa serie, se l'avete mai vista, se non ne sapevate nulla, insomma aspetto i vostri commenti. Ditemi anche se vi piacerebbe vedere altri video al riguardo. Ne uscirà fra poco anche un altro sulla serie appunto dedicata ai caffè, quindi al mondo della caffetteria. E niente, io vi ringrazio sempre di seguirmi, mi raccomando iscrivetevi al canale, mi farebbe veramente tanto piacere. E niente, un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao.